Benvenuti al TG No, la disinformazione nelle vostre case. Oggi parleremo di tour operator tedeschi perché hanno deciso di portare i loro ospiti in Sicilia per un tour quanto mai particolare, alla ricerca di Cosa Nostra. In Germania, reclamizzato tour nella patria del padrino. 8 giorni in bus sulle tracce della mafia. Schifio. E noi la esportiamo. Durante la settimana si terranno corsi di richiesta di pizzo a mezzo telefono, calcolo di prestito a usura con relativo incasso del tasso di interesse. Si prevedono master in come tenere la contabilità in nero alla luce del sole, corrompere un politico in sole 3 mosse e dall'acqua in bocca al pizzino. A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione riconosciuto nel proprio paese di origine, un passaporto falso e una rubrica con 500 numeri di politici pronti alla concussione e alla corruzione. Si ricorda che ai migliori 5 di ogni corso sarà concessa la partecipazione ad una rapina con annesso sequestro di persone. A fine corso si assicura la perfetta addizione della parola minchia. Andiamo ai nostri giornali. La nostra rassegna stampa parte con l'Avanzi. Il turismo è Cosa Nostra. Turisti tedeschi in visita in Sicilia alla ricerca di Cosa Nostra. Le guide turistiche obbligate ad indossare coppole, di imbracciare lupare e di inscenare agguati nei luoghi del film Il Padrino. Continuiamo con Il Faglio. Titolo centrale, baciamo le manen! In Sicilia per diventare don in soli 7 giorni è quanto promette un tour operator tedesco. Ennesima truffa alla comunità europea, spacciamo per nostra una specialità che da anni abbiamo esportato in Italia e all'estero. Finisce qui la nostra rassegna stampa e la nostra disinformazione del TG No, ma per godere ancora di più queste notizie vi suggeriamo Brucia la luna di Nino Rota. A proposito, in questo TG ho chiesto una granita mandorla. Ancora non mi arrivava. Brucia la luna in cielo e io brucio d'amore. Fuoco che si consuma come lume cori.